e Guglielmo Marchetti alla sinistra di Ariel. Ciao, distributore, queste grandi idee. Allora, è inutile presentare Kevin Costner, ma mamma mia, a voi colleghi, che chiudete la porta per cortesia, c'è molta confusione. Cominciamo con subito la conferenza stampa, che sarà breve ma spero intensa. Non riesco, guarda il regista, ci fa la foto. Ecco, adesso arriviamo. Ok, allora, mi sentite? Sì. Allora, l'uomo alla mia sinistra ha vinto solamente 2 Oscar, ha segnato gli ultimi 30 anni della storia del cinema, almeno per quanto mi riguarda. È un gradito ospite di Roma, è stato recentemente alla Festa del Cinema di Roma. Introdurre la carriera di Kevin Costner è molto difficile, quindi mi fermo qui. Ariel Roman è un regista estremamente promettente, di lui abbiamo molto amato The Iceman, ma i cinefili più estremi conoscono anche RX, che è il suo esordio lungo molto interessante. Questi due signori si sono uniti per fare un film molto particolare, molto originale all'interno del genere action e spy. Criminal. Ok, io ho finito, cominciamo con le prime domande. Vai, Emanuela. È acceso. Buongiorno, sono qua giù in fondo, vabbè, comunque l'importante è che mi sentiate. Vado, sì. Allora, volevo chiedere a Kevin Costner, nel fare questo personaggio, intanto come l'ha preso, nel senso che a questo punto della sua carriera come mai fa un personaggio di questo tipo, che magari Cook scrive qua nel pressbook che è una sorta di Frankenstein moderno, che praticamente non riesce a capire la differenza tra il bene e il male. E poi approfitto del microfono per chiederle, lei parecchi anni fa qui in Italia fu ospite di una trasmissione Rai con Panariello a Montecatini Terme, dove si mise molto in gioco. Per cui le chiedevo questa sera in un programma su Rai 1 con la Cortellesi e la Pausini che cosa farà. Grazie. It was number one, it's thank you for showing up. Always treating me with respect, and I see a lot of smiles, and it gives me great joy to actually make movies, so thank you. Innanzitutto grazie per essere qui presenti oggi, vedo, mi mostrate molto rispetto, vedo tanti sorrisi in questa sala e questo mi dà molta gioia, per me è una grande gioia fare film. You know, the reason you make movies is to try to make a memory that lasts a lifetime. Perché la ragione, sapete, per la quale si fanno i film è che si cerca di lasciare traccia nella memoria, di lasciare un ricordo di questi film che possano durare una vita. I think we've all had movies that have touched us, maybe even when we were little, it's where we learn how to kiss. E sono sicuro che tutti quanti noi abbiamo visto dei film che in un certo senso ci hanno toccato, ci hanno commosso, dove abbiamo, ma soprattutto quando eravamo ragazzini, magari film che abbiamo visto che ci hanno insegnato a baciare, per esempio. We learn a lot from the movies, and so what I have tried to do in my career is to make characters sometimes that you don't forget, and I think in Criminal we created one of those characters that I don't think you forget, and there are scenes that maybe will always stick with you. Perché generalmente quello che cerchi di fare quando fai un film è di interpretare, di creare dei personaggi che poi non verranno mai dimenticati. E è quello che ho cercato di fare, quello che abbiamo fatto, penso, in questo film, in Criminal, creare un personaggio che rimarrà inciso nella vostra memoria, nei vostri ricordi. Credo che ci siano delle scene che vi accompagneranno per il resto della vita. And as for what I'm going to do tonight, I'm not even sure I can find my way back to my room, so I hope it's just a normal. Is it a crazy show?
Per quello che riguarda questa sera, io non sono neanche sicura che riuscirò a ritrovare la strada verso la camera, figuriamoci se so cosa farò stasera. Mi auguro che sia una trasmissione normale, ma perché è una trasmissione un po' folle? No. Well, I'm here with my director Ariel, and we both came a long way to be here. I'm really proud to have made a movie with Ariel. Comunque sono qui con il mio regista Ariel, siamo entrambi molto orgogliosi di aver fatto questo film, io sono molto orgoglioso di aver lavorato con lui. Ok, vai Beatrice. Buon, sì, buongiorno per Kevin, sono qua, qua in fondo. Kevin? Sì, volevo dire, il film parla, possiamo dire che è un film sulla scoperta dei sentimenti, sulla scoperta delle emozioni. Volevo chiederle se è questo l'aspetto del personaggio che l'ha interessata e poi volevo chiederle anche, secondo lei la scienza dovrebbe avere dei limiti o diciamo è lecito qualsiasi esperimento, anche questo trasferire la memoria di una persona nella mente di un'altra, secondo lei è lecito qualsiasi cosa o secondo lei dovrebbero esserci dei limiti? Grazie. I think there should always be limitations, even on how much we drink. Credo che ci debbano sempre essere dei limiti, anche sulla quantità di ciò che beviamo. But I think science is our best chance somehow when it comes to memory loss. I don't want my parents to forget me, and I don't want to forget my children's names. So some people might argue to not play with memory, but I never want to forget those people that love me in my life, and I never want to forget the places I've gone in my life. I think when you lay down at night, you're laying down, your memories are like a pillow that you lay down with, and I don't want to lose them. I limiti ce ne dovrebbero essere, io credo che però in un certo senso la scienza possa essere la nostra migliore opportunità, la nostra migliore chance, perché penso che non faccia piacere a nessuno, a me sicuramente non farebbe piacere, soprattutto quando ci sono problemi di perdita di memoria, a me non fa piacere pensare che i miei genitori non si ricordino di me o che io un giorno possa non ricordare il nome dei miei figli, e sicuramente ci sono delle persone che argomentano a favore di non toccare, di non andare a mettere le mani sulla memoria di qualcuno, però penso che non piacerebbe a nessuno, a me sicuramente non piacerebbe dimenticare le persone che mi hanno voluto bene, le persone a cui ho voluto bene, i luoghi in cui sono stato. Credo che la sera quando uno si mette a letto, quando ci mettiamo a letto, ci sdraiamo e i nostri ricordi sono come un cuscino, ci fanno da cuscino, noi ci appoggiamo, ci adagiamo sul cuscino. Ariel is the one that made this film, and he was the one that talked me into this, and I think Ariel can speak to the idea of memory, why it attracted him. Ariel è colui che ha diretto e ha fatto questo film ed è stato lui che mi ha convinto ad accettare il ruolo, quindi forse è lui che vi può dire in particolare cos'è che l'ho attratto a raccontare questo film sulla memoria. It's kind of hard to follow you. Adesso è dura seguire quello che ha detto Kevin. Well, we're still talking about memories, yeah? Well, continuiamo a parlare di memoria, no? Ancora parliamo di memoria, sì? Well, I was very fascinated by the idea of what is it to gain a new memory. And when I read the research in the science world, most of the memories are now been treated as either deleting bad memories, that is already possible, or transferring memories within animals. What I was fascinated about the story in Criminal is that the memories that are transferred between human beings are probably the strongest are our emotional memories. And what it would be for a man that never felt love or compassion or empathy to discover it for the first time. So that is a journey for Jericho, was something that I was very attracted to. And yeah, memories are
complex. And I wish we could change the memories of many people that are considered to be our enemies, for instance. Because we are who we are because what we remember. In realtà quello che mi ha affascinato molto in questo film è proprio di che cosa fosse questo concetto, questo discorso di trasferire questi ricordi e il fatto di acquisire i nuovi ricordi, i ricordi di qualcun altro. Sono andato un po' a studiare quella che era la ricerca e nel mondo scientifico e mi sono reso conto che per esempio moltissimi degli studi, molte delle ricerche che vengono effettuate riguardano per esempio la possibilità di cancellare i brutti ricordi, cosa che in un certo senso è già possibile, o anche il trasferimento di ricordi della memoria negli animali. Quello che mi ha affascinato nella storia di Criminal è proprio l'idea, cercare di capire che cosa potesse significare, e il vedere che in un certo senso i ricordi più forti che vengono trasferiti e che rimangono nella mente dell'altra persona nella quale vengono trasferiti sono i ricordi emotivi. Quindi che cosa significa per un uomo che non ha mai provato amore, che non ha mai provato pietà, che non ha mai provato empatia, invece scoprire questi sentimenti, scoprire questi ricordi emotivi così forti. Questa è la cosa che mi ha attratto moltissimo, perché i ricordi sono una cosa molto complessa. Io mi auguro che in un certo senso sia possibile modificare i ricordi di molte persone che sono considerate i nostri nemici, perché noi siamo quello che siamo per via di quello che ricordiamo. Ok, domanda lì e poi avanzerai. Allora, buonasera. C'è un episodio della sua vita oppure un fatto di cronaca, qualcosa che l'ha colpita, che come nel film lei vorrebbe dimenticare? Oppure ha detto quanto vorrei dimenticare e non ricordarmi più di questo, per non soffrire ovviamente. My life is like everyone in this room. La mia vita è come quella di tutti quelli che sono presenti in questa sala. There is no difference between me or anyone except maybe a measure of fame. Per cui non c'è nessuna differenza fra me e le persone qui o chiunque altra persona. Forse soltanto una piccola differenza sta nella fama, nella notorietà. So I have things that I would like to forget, but they also probably they're a part of who I am. My mistakes are probably as important as my perceived success. Però ci sono sicuramente delle cose che mi piacerebbe dimenticare. D'altra parte probabilmente sono le cose che vorrei dimenticare, poi sono quelle che costituiscono il mio essere, fanno parte di quello che io sono. I miei errori sono importanti tanto quanto quelli che sono i miei successi, o meno percepiti. It would be hard for me to tell you those things, but I think what we all have in common is that the people that we want to love us, we don't often tell them the worst part of ourselves, because we want them to love us, and that's a common thing, I think. We don't want to tell everyone really about everything that we are, and we know that that's what we're supposed to do, but you know, we don't. So I've had regrets, but I don't try to live a life with regret. I can remember my mistakes and try to not repeat that. È difficile dire, ovviamente sarebbe difficile dirvi queste cose. D'altra parte c'è qualcosa che sicuramente tutti quanti abbiamo in comune, vale a dire che soprattutto a coloro che amiamo, che ci amano, non vorremmo e non vogliamo far conoscere la parte peggiore di noi stessi, non vogliamo dire le cose peggiori di noi stessi, perché vogliamo che queste persone ci amino e ci continuino ad amare. E credo che questa sia una cosa che abbiamo tutti quanti in comune, perché non vogliamo che
si sappia tutto di noi, anche se sappiamo in un certo senso che invece dovrebbe essere così, che dovremmo dire tutto di noi, però non vogliamo che questo avvenga perché vogliamo che ci amino. Ovviamente io ho dei rimorsi, però non cerco di vivere la mia vita basandomi sui rimorsi, perché invece mi ricordo i miei errori e cerco di non ripeterli. I wasn't sure I should do this film. I wasn't. And it was Ariel that, you know, I thought maybe this could be a mistake, you know, me playing the criminal. But I think you could ask Ariel what it was he saw in me. I guess that may be scary for me. Why did you look at me and see the criminal? But I think that would be a good question for Ariel. Beh, io non ero sicuro che avrei dovuto fare questo film. In realtà temevo appunto che non mi sono detto, perché Ariel mi ha convinto, persuaso a farlo, però mi sono detto forse non è il caso che io interpreti un criminale e forse bisognerebbe chiedere ad Ariel che cosa ha visto in me che lo ha spinto a offrirmi questo ruolo, a offrirmi questo personaggio. Magari, visto, chiedetelo a lui, magari ha visto in me qualcosa che fa paura, forse a me farebbe paura sapere cosa lui ha visto in me. Che tipo di criminale? Are you interviewing me now? Che fai, intervistime tu adesso? I ended up not regretting this, it was good. Beh, so che sicuramente, non mi pento di averlo fatto, quindi deve essere qualcosa di positivo comunque. Ok, we can take, we can continue by the way, so we're just gonna ask each other questions. Beh, se volete possiamo continuare a farci domande reciproche, a vicenda. Well, as you can see, Kevin doesn't look like a criminal. In fact, he's probably the closest to an angel that I know. But there is something that I love to try, and sometimes it doesn't work, but you can stretch it when you push somebody to do something that is not necessarily his comfort zone. And I've seen a movie that Kevin did back in the days with Clint Eastwood called A Perfect World, and I just love that character that he played there, and I've seen some kind of a duality that really resonate, the duality I looked in Jericho as a character. And when you pick up somebody that is not necessarily is portrayed by the audience as an evil character, you have a room to create something original with that. And I think that's also contributing in the end to the color of the film, because you're not expecting something and then you're almost getting the opposite of what you expected to get. So it just become more interesting, I think, to watch, rather than to just watch the obvious. Sorry. A light. Sì, mi piacerebbe tradurre. In realtà io non riesco a vedere nulla di criminale in Kevin, anzi potrei definirlo la persona che più in assoluto, per quello che mi riguarda, si avvicina ad un angelo rispetto a tutto ciò che conosco. Ma c'è una cosa che mi piace fare, in un certo senso mi piace tentare, mi piace provare, mi piace un pochino andare oltre, spingermi oltre quello che uno può pensare sia fattibile, e credo che anche mi piace anche, e credo che sia importante spingere magari una persona a uscire da quella che è la sua diciamo la zona, l'ambiente, il settore che conosce, la sua zona di comfort, e farlo andare oltre, fuori. Avevo visto Kevin interpretare, per esempio, nel film con Clint Eastwood, The Perfect World, mi era piaciuto il modo in cui lui aveva interpretato quel suo personaggio. Avevo visto in lui, in quel personaggio, questa specie di dualismo, questa duplicità, che in un certo senso, secondo me, trova eco in questo personaggio, nella duplicità, nel dualismo di Jericho, proprio come personaggio. E anche proprio perché se tu scegli qualcuno che il pubblico non si aspetta come cattivo e gli fa interpretare un ruolo che apparentemente è quello del cattivo, hai più spazio per creare qualcosa che sia originale.
E questo alla fine secondo me ha dato anche un ulteriore contributo, ha aggiunto qualcosa a quello che è il colore del film, un qualcosa che non ti aspetti e che anzi ti trovi di fronte a quello che è l'opposto di quello che ti aspettavi. E secondo me questo è molto più interessante da vedere piuttosto che vedere un qualcosa di ovvio. A Perfect World, un mondo perfetto, il film citato da Ariel. Ok, vai. Buongiorno, sono qui. Salve. Buongiorno. C'è una scena del film di Criminal in cui il dottore dice a Jericho all'interno della farmacia che senza emozioni la vita non avrebbe nessun significato, insomma nessun senso. Quindi volevo sapere se lei era d'accordo. E inoltre una curiosità forse un po' strana, se tutto ciò fosse possibile, di chi vorrebbe la memoria? Di chi vorrebbe che le venisse incorporata la memoria? I would like to know what my wife is thinking sometimes. Mi piacerebbe sapere cosa pensa a volte mia moglie. Because sometimes I just can't believe what she just did or said or what she thinks I said. Perché a volte non riesco a credere, a capacitarmi di quello che magari ha appena fatto, ha appena detto, o che pensa che io abbia detto. Maybe you have perfect lives. I don't. Forse la vostra vita è perfetta, la mia no. But I do think that there's a big risk that we all take when we love. There's a big risk. People who don't love don't share the same risk. Io credo che quando si ama qualcuno si corre un grandissimo rischio. Coloro che non amano, questo stesso rischio non lo vivono, non lo condividono. And the reason we risk so much when we love is because we know we're going to lose that person someday. So people that don't risk love, they don't experience loss. So they get off easy. They think. But it's better to love and know that you're going to experience this terrible pain that comes from loving something. So I don't, you know, I understand that line perfectly about, you know, memories and feelings or inform us. Perché ovviamente chi non rischia, chi non ama non corre questo rischio, e anche perché noi corriamo questo rischio amando una persona perché sappiamo che un giorno questa persona la perderemo. Invece coloro che non amano questo rischio non ce l'hanno, perché poi non sperimentano il dolore dato dalla perdita e quindi hanno una vita più facile, più semplice, almeno credono, lo pensano, perché in realtà io credo che sia di gran lunga meglio amare qualcuno pur sapendo che un giorno proverai questo sentimento di dolore e di perdita. Per cui capisco perfettamente quello che il dottore dice nella scena al personaggio di Jericho in termini appunto di ricordi, in termini di emozioni e di sentimenti. Vai Annalisa. Buongiorno, io avrei una domanda per il regista e una domanda per Kevin Costner. Il cinema ha sempre amato molto gli uomini senza memoria, gli uomini che hanno una doppia identità, che si ritrovano a combattere cause perse, e gli esperimenti medici all'avanguardia, pazzeschi, dottori un po' fuori di testa. Ecco. Però capisco che per un regista che adesso deve mettere in scena tutto questo è difficile, perché c'è un pregresso. Allora, da una parte le chiedo quali sono stati i suoi riferimenti e dall'altra parte le chiedo le difficoltà di questo racconto. Dopo. I'm not trying to kiss you, I was just trying to get... I know, sorry, sir. Magari. And I forgot the question. No, I remember. Ho dimenticato la domanda. Well,
It's true. It was a very complex script to tackle, and almost too many requests to convince an audience. Hacking memories, bad guy turns good guy. Who's the enemy? The Dutchman, Spanish anarchist. Yeah, there were a lot. I think as an inspiration for this specific film, I look back at films that were done in the 70s. Remo directed like Alan J. Pakula or William Friedkin or Sidney Lumet. And I try to find out what is it that they use when they tackle complex stories. And it's all coming back to the same root. It's like you just need to stick to characters. So I think, by the way, you're gonna tell me when to stop. Ovviamente mi sono trovato di fronte, è verissimo, di fronte ad una sceneggiatura molto molto complessa. Ho dovuto affrontare una sceneggiatura molto complessa anche perché c'erano tante cose all'interno di questa sceneggiatura che dovevi far credere, con le quali dovevi cercare di convincere il pubblico. Intanto l'hackeraggio dei ricordi e poi il buono che diventa cattivo. Chi è il cattivo? L'olandese oppure lo spagnolo anarchico? Per quello che riguarda invece i riferimenti, le fonti di ispirazione, mi sono rifatto soprattutto ai film degli anni 70, Pakula, Friedkin, Lumet. Ho cercato di vedere come loro avevano affrontato la realizzazione di film e mi sono reso conto che appunto anche loro si dovevano misurare con delle storie complesse. E comunque il segreto secondo me è sempre quello di tornare alla radice, vale a dire rimanere ancorati, attaccati al personaggio. So when you focus on character, you can actually create some kind of a connection in such a complex story. And you try to put all your weight on that. And hopefully that will take you through a journey that will make sense. Can I answer a question that they ask, which memory I want to have? I know it sounds like I'm very nice to you. Because I love Italian cinema so much, and if I could have Federico Fellini's memories, because I don't have a wife, I would love to have that. Quindi, se uno continua a concentrarsi sul personaggio e cerca di creare questo collegamento, questa connessione con la storia complessa e si mette il peso su questo, si riesce a realizzare questo viaggio che io trovo che sia un viaggio significativo e rilevante. Posso rispondere a una domanda che era stata posta a lui prima circa di quali ricordi di chi vorrei avere io? Può suonare una qualcosa un po' così fatta per compiacere, ma siccome a me piace molto, io amo il cinema italiano, e visto che non ho una moglie, mi piacerebbe avere ricordi di Federico Fellini. Grazie, che bello. Grazie. Un applauso per Ariel, grazie. Molto serrati, vai Annalisa, che abbiamo. Ci proviamo, vai. Domanda per Costner. Allora, invece Mr. Costner, vorrei chiedere che cosa ha fatto per entrare in questo personaggio. Io ricordo anche il film Bodyguard che lui aveva fatto e tanti altri film, quindi mi chiedo a chi si è ispirato e cosa ha fatto, e poi quando entra in un personaggio, poi per uscirne è complicato per lui? I had to start with the look. And so when I started the movie, I had long hair and a beard, for real. Diciamo che ho cominciato, sono partito dall'aspetto fisico, quindi all'inizio del film io avevo i capelli lunghi e la barba, e sono veri, sono i miei. And I thought that would be the first scene that we would shoot. And when I came to London, was in the prison with the long hair and beard.
pensavo che quella sarebbe stata la prima scena che avremmo girato quando sono arrivato a Londra, quella scena in cui io sono in prigione, sono in galera con i capelli lunghi e la barba lunga. But the first scene we shot was in the bedroom. Invece la prima scena che abbiamo girato era quella nella camera da letto. And I had to create the look that is the film. E ho dovuto creare l'aspetto fisico, quello che vedete poi nella stragrande maggioranza del film, quello che vedete anche sul poster. So I left Ariel with my long hair and beard and went into the makeup trailer. Quindi ho lasciato Ariel, l'ho salutato, avevo capelli lunghi e barba lunga, sono entrato nel trailer del trucco. And when I was in the makeup trailer by myself with Mario, who was very Italian. Ero nel trailer del trucco con Mario, che è molto italiano. Dov'è Mario? He is from here and I bring him on every movie. He's a true artist. È un italiano che io porto con me su ogni set, su ogni film, è un vero artista. And together Mario and I we began to cut the hair and the face of the criminal began to emerge. E insieme abbiamo cominciato con Mario, abbiamo cominciato a tagliare i capelli e mano a mano è spuntata fuori la faccia del criminal. And then he began to put scars on me, severe scars, and that was a bit of Frankenstein. E poi lui ha cominciato a creare le cicatrici, queste cicatrici profonde, queste grosse cicatrici, ed è lì stato un pochino appunto l'inizio di Frankenstein. And so slowly I began to lose myself, a person that my children wouldn't recognize. Quindi lentamente ho cominciato a perdere me stesso, una persona che i miei figli non avrebbero riconosciuto. And the first scene of the movie you see that I'm being choked by a collar or held by a collar. La prima scena che vedete del film è quando io sto quasi soffocando perché ho questa specie di collare di ferro intorno al collo. And so I decided that that collar would change my voice, the quality of my voice. E quindi ho deciso che quella, la presenza di quel collare avrebbe modificato la qualità della mia voce. And so I walked out of the trailer to my director and I presented him the criminal. And we had a tremendous collaboration because there was a great trust between us. Quindi esco dal trailer e vado, mi presento al mio regista e gli presento il criminale. Ed è stata una grandissima collaborazione fra di noi, una collaborazione frutto di una grande fiducia reciproca. Come si chiama Mario di cognome? C'è su Facebook. Cerchiamo. It's hard to pronounce it much. I can't pronounce his name. I was going to say Mario. I know Mario. È un nome difficile da pronunciare, quindi io lo conosco come Mario, lo chiamo Mario punto. He is so happy to be home, but I'm taking him back with me to the United States. È così felice di essere tornato in patria, però io me lo riporto negli Stati Uniti, lo riporto con me. Go find Mario. Andate a cercare. Go get him. Go get him. Io invece riporto il discorso su un tema un pochino più doloroso, che è quello del terrorismo, che praticamente è il tema portante del film. E noi in questo periodo stiamo vivendo un po' tutte queste cose. Ecco, cosa, una vostra considerazione sul momento e sul terrorismo che sta condizionando la vita in Europa, ma non solo, anche da voi. Okay. Well, we're definitely living in a tough time where every individual thinks he can change the world by beliefs or of religion or a theory of life, and some of them using methods of conventional, I guess, terrorism, suicide or gunfight, gunshots or explosions, and some using cyber terrorism. Sicuramente viviamo in momenti duri, molto duri, molto difficili, dove
ognuno pensa di poter cambiare il mondo. Alcuni cercano di farlo, di modificare, di farlo attraverso un credo religioso, attraverso uno stile di vita, cercano di modificare quello che si pensa o come si vive, magari utilizzando metodi, quelli che sono il terrorismo convenzionale, facendo saltare in aria, quindi kamikaze oppure con esplosioni, con fucili, pistole, e altri attraverso il ciberterrorismo, il terrorismo informatico. And I guess the reason we chose to, or the writers chose to talk about cyber terrorism, it's because I guess the stakes are higher, and the dangers that can happen to a country that, or to our world right now, that's controlled by electronic and technology, can be really effective and destructive. However, when we did the film, there was a big hacking on the Sony studios and the Pentagon, just in the same 2 weeks. And so what was considered to be a fantasy of an idea of a screenwriter became almost reality as we did the movie. And we realized that we all vulnerable and fragile as individuals. L'idea, la ragione per la quale abbiamo scelto, anzi gli sceneggiatori hanno scelto di affrontare in questo film il terrorismo informatico, è perché ovviamente le poste in gioco sono molto più elevate, i pericoli nei confronti di un paese o del mondo intero sono di gran lunga e possono essere di gran lunga più efficaci, più potenti e anche molto più distruttivi attraverso appunto il terrorismo informatico, il ciberterrorismo. Tuttavia, mentre noi stavamo girando il film, mentre facevamo il film, ci sono stati gli hackers che sono entrati nel sistema informatico degli studios della Sony e poi nel Pentagono, quindi praticamente nel sistema informatico del Pentagono, quindi tutto questo nel giro di 2 settimane. Quello che apparentemente poteva sembrare un'idea creativa, una fantasia degli sceneggiatori, si è rivelata essere molto più realistica di quanto noi non pensassimo e ci aspettassimo, e questo ci ha fatto rendere conto di quanto in realtà noi siamo vulnerabili e siamo fragili. And kind of like my own fantasy is that I wish we could change the mind of those guys or insert them good memories and by that maybe change the consciousness of people that right now we see as our enemies. And one of the points of the film was that if you can relate eventually to the character of Jericho, is that you as an audience yourself basically open yourself to accept or to change your own mind and perspective on somebody that you will never be related to, which is, can be a metaphor to what we could do to the people that are threatening our lives right now. There gotta be a dialogue, there gotta be a change of consciousness, and there gotta be a way to affect the people that wanna hurt us. But we need to be open first, I guess. It's kind of funny that it comes from Israeli. Yeah. Very funny. E poi, se invece potessi esprimere quello che è una mia fantasia, quello che è un mio desiderio, a me piacerebbe cambiare la mente delle persone, di queste persone che ci minacciano, che ci attaccano. Mi piacerebbe inserire nella loro mente dei buoni ricordi, in questo modo cambiare la loro coscienza, cambiare la coscienza di quelle persone che oggi noi vediamo come nostri nemici, perché uno dei punti del film è proprio questo: se uno riesce a creare una relazione, un rapporto con il personaggio di Jericho,
e riesce in un certo senso a vederlo in maniera diversa, riesce ad accettarlo, se riesce a essere aperto, in questo modo possiamo cambiare la mentalità, il modo di vedere, il modo di pensare, possiamo anche cambiare il nostro modo di vedere queste altre persone. Questo potrebbe in un certo senso essere appunto una metafora di quello che sta succedendo e di quello che si potrebbe fare, far cambiare la coscienza, le idee di queste persone e le persone che hanno un impatto sulla nostra vita, che possono minacciare la nostra vita. Quindi dovremmo essere noi aperti nei loro confronti in maniera tale che loro possano cambiare il loro atteggiamento e il loro comportamento nei nostri. È buffo che questo venga da un israeliano, no? È arrivato Mario. Mario, this is Mario. Ciao a tutti. Guarda che situazione che mi metti questo. You can ask him anything you want in Italian. Gli potete fare tutte le domande che volete in italiano. Che scherzi che mi fa. Vabbè. La faccio io, è la prima volta che vi siete conosciuti, Mario. Dove eravate? Eravamo, la prima volta eravamo ad Amburgo. La first time we met we were in Hamburg. 6 anni fa. 6 years ago. Un film che non si è mai fatto. Capita. Quindi non è stato proprio. Sono arrivato la mattina, sono partito la sera. Però è nata un'amicizia. È nata un'amicizia molto molto forte, molto forte. Perché questo ragazzo è, non ce n'è, un altro non ce n'è. Thanks God. Doveva rispondere anche Mr. Costner, però è arrivato Mario ed è cambiato tutto. Detto ciò, abbiamo i tempi strettissimi. Facciamolo sedere. Io voglio chiedergli se... Look, I'm angry about where we find ourselves in the world, that we could be threatened, that you could be threatened, that our children could be threatened, that our architecture could be threatened. And I think we're all asking the question, what in the fucking, what is going on in the world? And women are confused, and men are confused, and I think we're dealing with really confused people. And I don't have the wisdom to know, but, you know, I'm very angry about where we find ourselves, and that anyone would feel the right to threaten someone else. It's like, haven't we progressed at all? And I know that the people in this room have progressed. So we're wondering, just like Marvin Gaye going, what's going on? What's going on? Io sono molto arrabbiato. Per quello che succede, per quello che sta succedendo, per la situazione in cui ci stiamo trovando in questo momento nel mondo, dove veniamo minacciati noi, dove possiamo essere minacciati noi, potete essere minacciati voi, possono essere minacciati i nostri figli, e veramente mi chiedo che sta succedendo al mondo. E le donne, gli uomini, le persone sono tutti confusi, siamo tutti confusi, noi continuiamo a creare questa confusione. Io non ho la saggezza necessaria per sapere che cosa si possa fare, cosa si debba fare. Sono molto arrabbiato per come la situazione attuale, che dove ognuno si può arrogare il diritto di minacciare qualcun altro. Ma progressi non ne sono stati fatti? Non abbiamo fatto progressi? So che le persone in questa sala sono persone che hanno fatto progressi, che si sono sviluppate, che sono andate avanti. E come dice Marvin Gaye, che sta succedendo? Lo cantava per la guerra in Vietnam, Marvin Gaye, ed è passato un sacco di tempo e ancora ci chiediamo cosa sta succedendo. Adesso la conferenza sta per finire, però prima una domanda io per Guglielmo Marchetti, poi c'è una sorpresa, c'è un regalo per Mr. Costner. La mia domanda per Guglielmo, che
anche io ho trascurato, è stato trascurato durante questa conferenza. Guglielmo, che cos'è Criminal dentro la library meravigliosa Notorious? Guglielmo è chairman e CEO della Notorious Pictures. Grazie a tutti di essere qui, grazie a Kevin, ad Ariel e a tutta la delegazione che ci sta aiutando chiaramente a promuovere il film. Notorious distribuisce 18 film all'anno e questo è certamente un film di punta. Eravamo a Toronto nel 2014 quando abbiamo letto la sceneggiatura e abbiamo acquistato questo film proprio solo sulla sceneggiatura. Chiaramente l'impianto produttivo era un impianto molto forte, partendo dal produttore Avi Lerner, che ringraziamo, che è sempre una garanzia, passando per la sceneggiatura e, come dicevo, ha avuto questa capacità di mixare in maniera sapiente, straordinaria, secondo me, una parte action thriller con anche una di grandi sentimenti. E poi su tutto l'impianto artistico, abbiamo qui Ariel che è più di una promessa, è una garanzia, è ormai una realtà straordinaria, e Kevin, un attore straordinario sul quale non c'è nulla da aggiungere, insieme a tutti gli altri che hanno composto chiaramente un cast stellare, sarei dire. Usciremo la prossima settimana, come sapete, il 13 di aprile, in oltre 300 copie, con un investimento in lancio in P&A superiore al milione di euro, quindi insomma, cross finger, come si dice, speriamo di fare un buon risultato. Grazie mille. Ok, adesso c'è una grande signora del giornalismo italiano, del cinema italiano, Laura Dellicolli, che consegna a Kevin Costner un nastro d'argento per un premio. Nastro d'argento, Laura lo consegna a Kevin, dice qualcosa? Sì, è un nastro internazionale. Kevin sa tutto perché abbiamo scritto una lunga lettera per annunciargli questo premio. Sono 30 anni del suo successo italiano, oltre che internazionale, perché ce lo ricordiamo la prima volta a Venezia. E potrei dirgli solo thank you for being our memory, non lo so, forse grazie per essere la nostra memoria. È l'unica cosa, per essere molto rapidi, vorrei dirgli che questo premio lo hanno preso 70 anni fa, quando è nato, De Sica, Anna Magnani e poi Marcello Mastroianni, Fellini. Per noi e nella nostra memoria non è mai cambiato, è il modo migliore per inaugurare questo compleanno. E poi, siccome Mario appartiene a una grande famiglia di cinema che ha avuto qualcosa a che fare con la mia, ho chiesto a Mario di spiegargli bene cos'è il nastro d'argento per la gente di cinema in Italia. Ci penserà lui. Grazie a tutti.